Deciderà tutto a Padova, partendo da 0 a 0. L'andata tra la squadra di Massimo Oddo e il Catanzaro finisce senza gol nella splendida cornice di un Ceravolo riempito da 12.000 spettatori. Partita vivace sin dalle prime battute col Padova, rivoluzionato rispetto alla formazione titolare consegnata. Fuori Chirigò per un fastidio muscolare nel riscaldamento, dentro Pelagatti a comporre un'inattesa difesa a 3. Vivarini si affida al collo adatto per lui 3-5-2 e parte meglio. Subito occasione per Iemmello che non trova la porta nell'ambito di un avvio molto propositivo dei giallorossi. Il Padova stringe i denti, ma alla mezz'ora innesca il primo storico controllo VAR in Serie C. Punizione da rientrante Ronaldo sulla deviazione Valentini Vancoul, ma viene segnalato il fuorigioco. La verifica laboriosa davanti agli schermi di Alessandro Di Paolo e Francesca Di Monte conferma la decisione presa sul campo dal primo assistente. Prima dell'intervallo è Gasbarro, cambio forzato al posto di Pelagatti, problema un polpaccio, a salvare su deviazione in area di Fazio. Sarà il ritorno alle Euganee domenica 29 alle 19 a stabilire chi tra Vivarini e Oddo andrà in finale. Un piede e mezzo in finale il Palermo, capace di travolgere in trasferta la Feral Pisarò con 3-0 che indirizza nettamente la sfida a favore della squadra di Silvio Baldini. Partita spaccata prima dell'intervallo, su un errore in disimpegno dell'ex Corato ne approfitta Brunori. Nel recupero del primo tempo raddoppia Floriano che finalizza una triangolazione con Damiani. Al quarto minuto della ripresa, altro momento storico. Primo rigore assegnato con Ontfelder Review. Sul tocco di mano di Lancini, l'arbitro Mariasole Ferreri Caputi, che va verso la promozione nel CAN AB, indica il dischetto. Ma Miracoli, specialista degli 11 metri, si fa ipnotizzare da Massolo, al secondo rigore su tre parato in questi playoff. A chiudere i conti, il 12° gol entrato nella panchina di Soleri con un grande esito di controbalzo fuori area. Ritorno domenica al Barbera alle 20:30. Ai rosanero basterà non distrarsi.